Luca, come vanno gli incassi? Stasera stiamo andando bene, perché c'è Gaber, insomma. Andiamo bene? Sì, vado bene. Ma poi si mangia bene, c'è questo da queste parti, lo sapete, no? Siamo in Carpiano, Va bene? Buonasera. Festa di Liberazione 2023. Qualche riflessione, come sta andando? Siamo partiti, Benino. Benino? Va bene. Vedo. C'è un bel dibattito stasera sulla guerra, molto interessante. Sì, c'è anche abbastanza seguito, sì. Esatto. Vedo molti giovani, molti nuovi. Sì, la nostra forza, speriamo bene nel futuro. Largo a giovani così. Largo a giovani. In cucina ormai ci sono le forze. Quello è un mancano male. Mario Valdi che urla, c'è lo staff ormai collaudato da tanti anni, ognuno c'ha la sua postazione. Festa di Liberazione, come stiamo andando, Mario? Direi che la festa è partita abbastanza bene, poi ora credo che in queste giornate che arrivano al Ferragosto, credo che per noi sono molto importanti, che ci sia una grande partecipazione non solo a mangiare, che è importante, ma anche naturalmente ai dibattiti come stasera, che sono stati fatti e si stanno facendo dei dibattiti su dei temi molto interessanti. Quindi quello è una delle cose più importanti. Ieri sera c'è stato un dibattito interessante sulla guerra. Sulla guerra, e stasera mi sembra che sia interessante. No? Sì. Senti, la cosa positiva, oltre a Mario che c'è. Oltre a Mario, che abbiamo Mario al service, dicevo, vedo un sacco di giovani, quindi diciamo che è un buon segno. C'è molta partecipazione dei giovani, c'è molta, e questo sicuramente fa piacere, perché diciamo così che se non ci sono i giovani non c'è neanche futuro, no? Quindi diciamo così, le prospettive o quantomeno la base si sta cercando di mettercela, poi il futuro diciamo che... Vediamo e andiamo per gradi, ecco. Sicuramente la soddisfazione è averci tanti giovani che sono a lavorare e quindi che hanno un ideale comunista. Questo credo che sia importante. Va bene, grazie. Qui abbiamo Soddu, che il cognome è una garanzia. Tale padre, tale figlio. Sono qua a lavorare anch'io, perché te. Che dici? Un commento veloce su queste serate? Io penso, per essere le prime due serate di festa, siamo partiti molto bene. Poi fa vedere che c'è un presidio qua Solai, un presidio... Un programma molto intenso. È un programma intenso, soprattutto insomma, certo, a livello anche culinario, ma anche dei dibattiti che sono stati curati dal partito, ma anche un po' dalla società civile che qua frequenta la Casa del Popolo, certo. Quindi di fatto... apertissimo, no? Il nostro dialogo con la società civile, con le persone che vivono il luogo. Quindi io credo che sia partita molto bene la festa, una festa per rilanciare la festa di Liberazione qua a Solaio, perché l'anno scorso purtroppo non si è fatta, e
speriamo vada bene, che ci, si per, ci permetta di poterla fare anche l'anno prossimo. Va bene, grazie. Nicolò Martinelli, stasera, ieri sera un dibattito sulla guerra, questa sera un dibattito sull'accoglienza verso l'Ampedusa, che dista veramente. Vediamo tutti quello che sta avvenendo in Africa in questi giorni. È un'autostrada, mi piacerebbe che fosse movimentata e sicura, a muoversi e a cacciare l'autostrada per farti darvi l'idea del colonialismo francese e di altre matrici che per decenni ha tenuto l'Africa oppressa e ha causato anche una rapina di quelle che sono le risorse naturali dell'Africa, e portando attraverso sfruttamento, le guerre, milioni di persone, di disperati, ad abbandonare quelle terre per venire da noi. E come complemento di tutto questo, noi li facciamo scappare e poi abbiamo un governo insensibile e razzista che sostanzialmente gli rende impossibile arrivare legalmente in Europa. Allora, siccome abbiamo ministri autorevoli che dicono aiutiamoli a casa loro, noi pensiamo che a casa loro proprio dovremmo smettere di rompergli le scatole e accoglierli quando fuggono dalle guerre che sono causate in gran parte dall'Occidente. Prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti si prosegue questa sera con il Teatro Canzone di Giorgio Gaber, e domani sera ci sarà un dibattito sulle nuove tecnologie. Quindi invito tutte quante e tutti quanti a passare dalla festa a Solaio, che è un presidio di resistenza sul territorio di un partito che, nonostante le sconfitte elettorali della peggior destra possibile e l'assalto di un PD che si dice riverniciato a sinistra, ma che in realtà continua a portare le politiche liberiste di sempre, ne abbiamo avuto anche conferma qua in Versilia, resiste e propone un'alternativa basata sulla pace e sulla giustizia sociale. Anche questo è qualcosa di cui si parla.